Un saluto di pace a tutti. Cari amici che ascoltate, inizio subito con una domanda. Siete soltanto ascoltatori o siete dei marciatori? Sì, uso proprio questa parola, perché la vita sulla terra è un cammino, è un procedere di giorno in giorno, di settimana in settimana, di anno in anno, verso la vita eterna. E allora la parola ascoltata nella domenica va vissuta in settimana, gli incontri che noi facciamo adesso vanno vissuti, perché così possiamo progredire e avvicinarci al Signore, e avvicinarci alla vita della gioia senza fine. Non siamo soli in questo cammino. Gesù è presente con noi, è presente come abbiamo visto la volta scorsa nella parola, è presente nell'Eucaristia, è presente nei sacramenti, è presente quando ci perdona, è presente quando facciamo adorazione davanti al Santissimo, è presente anche nel volto dei poveri, perché tutte le volte che aiutiamo un povero, un fratello, tutte le volte che consoliamo, consoliamo Gesù, quindi è presente anche in loro. In questo cammino adesso facciamo una breve pausa dove riflettiamo in modo particolare sull'Eucarestia. Riflettiamo sull'Eucarestia non tanto come persone che partecipano alla messa e poi chiudono lì il discorso, ma come persone che entrano dentro l'Eucarestia, entrano dentro il dono che il Signore ci fa, dentro il dono della sua vita. Guardate che anche per me è faticoso credere che in questo pezzo di pane, nel momento della consacrazione, è presente il Signore, che in questo calice, nel momento della consacrazione, Lui si fa sangue per la remissione dei peccati e per l'alleanza con Dio. Non è facile credere. Anch'io ho dei dubbi. Anch'io mi unisco a quelle persone che gridano e che dicono: Signore, Tu ci parli di amore, ci parli di misericordia, ci parli di aiuto, ma continuano le guerre, il mondo è impregnato di cose che non vanno, è impregnato di ingiustizie, è impregnato di conflitti. Come faccio a superare questi dubbi? Come faccio ad andare oltre il grido verso le ingiustizie? Come faccio? C'è un modo solo per superare tutto questo, e guardare a Gesù. Sì, proprio a Gesù, perché uno come Lui non lo trovi. Non c'è stato prima di Lui e non ci sarà dopo di Lui mai. Uno che riesce a dire quello che ci riferisce il Vangelo, riesce a vivere quello che ci riferisce il Vangelo. Nella notte in cui fu tradito, prese il pane, lo spezzò e lo diede, prese il calice, rese grazie e lo diede. L'Eucaristia è proprio questo: Gesù che prende se stesso e si fa dono, Gesù che versa il suo sangue per la remissione dei peccati e per riportare l'uomo nell'alleanza con Dio. Questo è l'Eucaristia e questo è Gesù. Se lo incontri, poi non lo lasci più. Molte persone hanno partecipato all'Eucaristia, hanno fatto la prima comunione, la cresima, il matrimonio, sono venuti qualche volta a messa e poi hanno lasciato la celebrazione eucaristica. Sui battezzati la percentuale di quelli che vengono a messa è abbastanza bassa. Perché non vengono più? Proprio perché forse non si sono commossi di fronte a quel gesto, a quel dono totale che Gesù fa di se stesso nel suo corpo e nel suo sangue. Gesù non è diventato per loro un amico. Un amico, se lo incontri, resta per sempre, non puoi lasciarlo da parte. Penso che sia arrivato il momento, anche in questo momento della pandemia, in cui ci facciamo questa domanda:
l'Eucarestia è una partecipazione alla messa e poi tutto finito? O è qualcosa che dà animo, che dà vita, che dà alla settimana che abbiamo davanti qualcosa di unico? Certo che non è facile vivere questa realtà qui, ma noi dovremmo uscire da messa con un altro volto. Tu che mi ascolti, tu che partecipi all'Eucaristia, penso proprio che tutti voi partecipate almeno all'Eucaristia domenicale, quando uscite fuori, che volto avete? Avete il volto di Gesù Eucaristico o avete il volto di tutti gli altri? Siete entrati nel dono che il Signore ha fatto voi stessi e voi stessi vi fate dono per gli altri? Ma ascoltiamo chi queste cose sa descriverle bene e certamente l'ha vissute meglio di noi. Ascoltiamo cosa ci dice Anna Maria Canopi nel libro Fame di Dio, edizioni paoline. Chi ama si esprime soprattutto nel dono, non soltanto nel dono di qualche cosa, ma nel dono di sé per fare comunione con la persona amata. Ecco, il dono è proprio questo, la comunione con la persona amata. Questo è il vero dono, questo è il dono più grande. E poi continua. Già è impossibile calcolare il valore dei doni che Dio ci ha fatto, a cominciare dalla creazione sino al giorno presente in cui stiamo vivendo. Ma l'Eucaristia è il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, ecco, Gesù non dà qualcosa, da se stesso, dono di se stesso, della sua persona divina che si è fatto uomo proprio per potersi donare a noi qui su questa terra. L'Eucaristia è la chiamata a un banchetto per noi pellegrini che annuncia il banchetto escatologico nella Gerusalemme celeste, quando i segni sacramentali lasceranno il posto alla realtà svelata e ci si sazierà della diretta, beatificante visione di Dio. È bello accostare la parola saziare. Adesso ci saziamo dell'Eucaristia, nell'eternità ci sazieremo della visione di Dio. La Canopi parla del paradiso, ma questo paradiso già fin d'ora è in mezzo a noi. Gesù ha detto: chi mangia di questo pane e beve a questo calice alla vita eterna. Alla vita eterna fin d'ora, perché ci aiuta a fare già dei gesti positivi, gesti che si svilupperanno in paradiso. Cari amici, lo dico a voi e lo dico a tutti, ma soprattutto lo dico a me stesso. Noi passiamo una volta sola su questa terra e per una volta che passiamo non dobbiamo lasciarci sfuggire l'occasione di agganciare l'amore. E l'amore è proprio l'Eucaristia. Addirittura ti viene dentro questo amore. Addirittura diventa una cosa sola con te. Ma se tu non partecipi all'Eucaristia, se lo lasci da parte, quel dono lo perdi, e il Signore l'ha dato proprio per te. Tutto questo è vero, tutto questo avviene nella messa, dove le persone partecipano, magari cantano, magari fanno bene la preghiera dei fedeli, sono proprio attive, ma tutto questo continua dopo, perché l'Eucaristia si deve vedere, si deve vedere. Le persone che non partecipano all'Eucaristia hanno diritto di vedere in noi il volto eucaristico, hanno diritto di vedere in noi delle persone che si fanno dono, a cominciare dai familiari, si fanno dono ai familiari senza brontolare, si fanno dono alle persone che incontrano per strada, che incontrano nella strada della loro vita, si fanno dono, si deve vedere. Gesù l'ha detto: voi siete la luce del mondo. Voi siete il lievito che deve fermentare tutta la massa. E si deve vedere cosa? Quello che dice Gesù nell'Eucaristia,
quando dice prendete il mio corpo, lo prende e lo dà. Noi dobbiamo prendere la nostra persona e farne dono ai fratelli. Farne dono ai fratelli per consolarli, farne dono ai fratelli per aiutarli, farne dono ai fratelli per saziarli, perché tutti abbiamo fame di amicizia, di solidarietà, di aiuto. E poi dice prendete il mio calice, questo è il sangue versato per la remissione dei peccati e per la nuova alleanza. E noi dobbiamo prendere la nostra vita, non possiamo versare il sangue come ha fatto lui, ma i martiri ci sono già anche su questa terra, loro l'hanno versato il sangue. Per noi versare il sangue vuol dire perdonare, vuol dire aver pazienza, vuol dire andare incontro a tutti, vuol dire saziare la sete di amicizia, di compagnia che tutti hanno. Ecco, questo si deve vedere nella vita di tutti i giorni. Cari amici, tutto questo è vero ed è bellissimo, però se non pregate, non illudetevi, non ce la fate. Se non vi riprendete l'Eucaristia in un momento di silenzio, quando vi mettete davanti al crocifisso e lì vedete veramente il dono, quando riflettete e lì capite quanto il Signore vi ha amati, quando invocate lo Spirito Santo, voi sapete che nella messa si dice così: Signore, manda lo Spirito Santo perché questo pane e questo vino diventino il tuo corpo e il tuo sangue. Signore, manda su di me lo Spirito Santo perché la mia vita diventi per i fratelli il corpo e il sangue di Gesù, diventi per i fratelli un dono come ha fatto lui. Se preghiamo lo Spirito Santo, allora riusciamo a vivere l'Eucaristia. Ve lo dicevo, senza preghiera non è possibile. E poi preghiamo la Madonna, perché lei è colei che si è mai stancata di amare, ha amato fino alla fine, ha amato più di tutti, è veramente la donna che ha vissuto l'Eucaristia. Una delle preghiere da fare alla Madonna, e una delle preghiere che la Madonna gradisce di più di tutte, è proprio questa: Maria, aiutami a vivere l'Eucaristia. Ripetiamolo tante volte, aiutami a vivere l'Eucaristia. Noi ci rivedremo, a Dio piacendo, il 26 aprile. Come già per lunedì scorso, ci sarà una coppia. Io ho chiesto a questa coppia di riflettere e ho fatto loro questa domanda: come vi siete avvicinati all'Eucaristia? Come la vivete? Come vi aiuta a vivere come coppia? Come vi aiuta ad andare incontro ai fratelli? Sentiremo cosa ci dirà questa coppia. Perché chiamo sempre dei laici? Perché vedete, le cose che dice il prete sono scontate, noi dobbiamo parlare di certe cose, ma un laico che parla di certe cose, che vive certe cose, diventa proprio un evangelizzatore. È arrivato il momento, ed è questo in cui l'Eucaristia entra nella vita dei laici, perché siete voi laici i primi evangelizzatori. Cari amici, vi ricordo, come sempre, tutti i giorni nella celebrazione eucaristica. Proprio nella celebrazione eucaristica, come abbiamo spiegato adesso, pensando che voi siete presenti, pensando che il dono di Gesù è per tutti voi, e questo dono di Gesù ci unisce e ci dà la forza di camminare insieme. Vi ricordate cosa vi dicevo? Non siamo solo ascoltatori, siamo marciatori, e nell'Eucaristia camminiamo insieme. Questo sarà il ricordo per voi tutte le settimane, tutti i giorni. Adesso vorrei salutarvi con una preghiera sempre della Canopi, preso dal libro La Messa, edizioni Paoline. Signore Gesù, la tua parola per la potenza dello Spirito Santo opera l'invisibile prodigio. Il pane, tuo corpo, il vino, tuo sangue. Donaci, Signore Gesù, di essere per te, con te e in te, l'amen totale al Padre, l'amen vivo ai fratelli, stupore,
adorazione, amore.